Yep ragazzi, bentornati su Giovi HD Sport. Benvenuti nel lunedì, e come ogni lunedì c'è il mio team of the week prediction. Però questo lunedì non ci sarà questo team of the week, in quanto i campionati maggiori, escluso la BBL se non erro, si sono fermati per le festività natalizie. Quindi vi porterò oggi e il prossimo lunedì le prediction del TOTY, il team of the year, che dovrebbe uscire dal 12 al 16, non ricordo bene di preciso. Comunque questi sono i miei possibili giocatori toti di quest'anno, del 2015. Come portiere abbiamo Neuer, secondo me lui in assoluto rispetto a Buffon, chi altro c'era? Secondo me è lui uno dei migliori portieri di quest'anno, se non pure un difensore centrale, per dire una battuta che non fa ridere. Comunque lui per me sarà il portiere toti. Poi abbiamo Philipp Lahm, non badate al ruolo, perché comunque se sarà un difensore lo sposteranno, non so se lo sposteranno, anche se non credo, lo lasceranno CM, cioè centrocampista. Philipp Lahm insieme a noi e insieme al prossimo difensore hanno vinto il campionato e la Coppa del Mondo. La Germania ha trionfato nella Coppa del Mondo, quindi il toti è molto molto probabile. Boateng ha dimostrato di essere uno dei più forti difensori, soprattutto anche nei mondiali, anche in campionato, veramente meriterebbe una sua versione toti. Sergio Ramos, vabbè, su questo non si può dire nulla perché sapete tutti, lo conoscete, difensore centrale del Real Madrid, spagnolo, anche se la Spagna non ha giocato bene, comunque con il suo Real ha vinto la Champions, il suo Golden Pareggio in Champions League, che ha permesso a Real Madrid di andare supplementari in seguito di vincere. Quindi, e nonostante tutto, è davvero un ottimo difensore. Poi gli ultimi due difensori per me in ballottaggio sono Godin ha segnato il gol che ha permesso all'Uruguay di procedere agli ottavi a discapito dell'Italia, ormai lo sapete tutti. Comunque è veramente un difensore che ha dimostrato anche lui di essere forte, un ottimo difensore, uno dei migliori forse. Con l'Atletico Madrid ha vinto il campionato, con l'Uruguay non ha vinto niente, comunque cazzo, ha vinto il campionato in una lega nel quale c'è il Real Madrid del Barcellona. Non è facile ragazzi, non è facile. Ballottaggio Godin e Hummels. Perché Hummels? Allora Hummels ha vinto la Coppa del Mondo, vabbè, quello è scontato, però è il difensore per eccellenza della sua squadra. Infatti quando non c'è lui in difesa nel Borussia si nota la sua assenza, quindi è una pedina importante per questa squadra e secondo me è uno dei migliori difensori. Va bene, questa è la mia prediction. Io questi quattro per me sono sicuri, io direi in ballottaggio Godin e Hummels. Poi non so se la UEFA, la FIFA farà qualche cavolata inserendo come l'anno scorso di Dani Alves, se ve lo ricordate, che ha avuto molti, cioè molte persone si sono arrabbiate per questa cosa. Comunque vediamo quest'anno cosa uscirà. Ditemi la vostra prediction dei difensori. Questi sono i miei difensori: Sergio Ramos, Boateng, Lahm, Neuer e poi in ballottaggio Hummels, Godin. Io opterei più per Godin perché ci sono già troppi tedeschi e ci saranno altri tedeschi secondo me in attacco, uno in attacco secondo me. Comunque non vi anticipo nulla, ditemi la vostra prediction dei difensori. Dunque lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e yeppa! Yeah,